benvenuti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, prima di iniziare con l'argomento di oggi voglio parlarvi di un progetto che trovo molto ma molto interessante. Un mio amico insieme ad altri ragazzi ha fondato una startup che si chiama Addento, che si pone l'obiettivo di introdurre in maniera massiccia nella nostra società nuove forme di alimentazione che siano anche ecosostenibili. Al momento si stanno concentrando sull'entomofagia, ovvero sull'alimentazione che si basa sul consumo di insetti. Che detto così può sembrare strano, ma in realtà c'è un motivo ben preciso se hanno scelto questa tematica, e lo spiegano nel video che trovate in descrizione qui sotto, che hanno caricato sulla loro pagina di Facebook, che vi invito a seguire, ed è lo stesso che usano per il crowdfunding avviato su Apple da qualche giorno. Troverete il link anche a questa pagina, così se volete potete donare qualcosa, e lì trovate la spiegazione per iscritto. Sono le stesse informazioni che trovate nel video. È una cosa importante perché comunque spiegano ad esempio che il grillo è un animale che è a impatto zero sia per l'allevamento sia per il processo con cui si ricava la sua carne, perché per ricavare un chilo di carne di manzo ci vogliono 15.000 litri d'acqua, per ricavare lo stesso quantitativo di carne di grillo solo 10. E oltretutto hanno chiesto 10.000 euro per iniziare a produrre le crichelle, che sono uno snack, un cracker a base di grillo. In realtà contengono il 20% di farina di grillo, che è un animale estremamente proteico e calorico, e per ora nel giro di pochi giorni ne hanno raccolti circa 3.500, mentre parla, magari se andate a vedere la cifra è anche salita. È un risultato importante a mio parere, perché significa che a qualcuno interessa questo tipo di progetto, e trattandosi di qualcosa che culturalmente è molto interessante e che soprattutto si basa sull'ecosostenibilità e sul rispetto dell'ambiente, direi che un'occhiata al progetto la si può dare. Si può sostenerlo non solo donando, ma se non potete anche solo condividendo sui nostri social il video che trovate linkato in descrizione. Quindi se volete farlo, fareste un grande piacere a loro e secondo me anche all'ambiente. Ma ora bando alle ciance, iniziamo subito con l'argomento di oggi. Allora, oggi mi sarebbe piaciuto tantissimo fare la reaction a un certo trailer, però poi ho pensato che sarebbe stato meglio evitare, perché si tratta di un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, e da quando qualche anno fa hanno creato il canale YouTube ufficiale del trio, hanno rimosso tutti quanti quei video che contenevano scene dello scherzo, catch, spettacoli e quant'altro caricati a terze parti su YouTube, e temevo che inserendo in questo mio video il trailer del film avrei potuto incorrere in problemi di copyright, e siccome non avevo voglia di affrontare la cosa ho preferito lasciar stare, motivo per cui non ho inserito il trailer nemmeno sul video relativo al trailer di Un Natale al Sud, perché non so effettivamente come Medusa reagisca a cose di questo tipo. So quali sono le case di distribuzione che di solito non segnalano il contenuto di terze parti con cui posso andare tranquillo. In questo caso volevo stare con l'anima in pace. Allora, il film in questione è Fuga dal Reuma Park, film che celebra i 20 anni di attività del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in uscita il 15 di dicembre insieme al marasma di film natalizi previsti per quel giorno. Abbiamo Natale a Londra con Lillo, Greg e Paolo Ruffini, e vabbè, diretto da Wolfgang De Biasi, poi il film con Brignano e De Sica diretto da Brizzi, Poveri ma ricchi, poi il film con Bisio e Gassman. Io tendo a non considerare i film di Aldo, Giovanni e Giacomo come dei cinepanettoni o dei semplici film natalizi, perché da quando realizzano film, ovvero da circa 20 anni, li fanno uscire sempre nel periodo di Natale. Ma non hanno niente a che fare col periodo, è semplicemente, diciamo, una tradizione che io apprezzo tantissimo. Allora, questo trailer l'avevo visto alle scorse giornate estive di Cena di Riccione, e mi ricordo che nel report relativo non avevo parlato male, però non mi sembra proprio lo stesso. E se è lo stesso, allora si vede che a una seconda visione l'ho rivalutato, perché non mi ha fatto impazzire. Troverete il link a questo trailer in descrizione qui sotto, insomma, in sovraimpressione alla scheda di questo video. So che dico sempre che linkerò questo e quello e poi non lo faccio, ma stavolta giuro mi ricorderò, sono un po' per aria in questo periodo anche più del solito, ma cerco di mantenermi bello sveglio. E dicevo, non è che mi abbia fatto impazzire, perché
Io amo Aldo Giovanni e Giacomo, sono tra i miei comici preferiti, più che altro perché io sono cresciuto con i loro spettacoli, con i loro film, fin da quando ero veramente piccolo. Posso citare tutte le loro pellicole a memoria, tutti i loro sketch, e devo riconoscere che negli ultimi anni sono peggiorati, perché dopo che sei sulla scena per due decadi, è normale avere un periodo di stanca. Il periodo di stanca però è iniziato già qualche tempo fa, già con Tu la conosci Claudia, secondo me aveva iniziato a perdere un po', sebbene quello fosse un film tutto sommato divertente. Penso che l'apice del peggio l'abbiano toccato con Il Cosmo sul Comò, ed è proprio per questo che il trailer di Fuga dal Luna Park un po' mi ha fatto spaventare, perché mi ha ricordato certe atmosfere che si erano trovate proprio nel Cosmo sul Comò. Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sempre avuto come punto di forza la spontaneità. È questo, secondo me, che rendeva questo trio esplosivo, perché nei loro film loro potevano essere dei poliziotti, potevano essere dei commessi da un ferramenta, tre amici che facevano lavori assurdi e che cercavano di mettere su uno spettacolo teatrale raffazzonatissimo, ma erano sempre loro, erano loro in quelle vesti. A un certo punto hanno iniziato a portare al cinema i personaggi. I loro personaggi funzionavano tantissimo negli sketch, non nei film, e anche le poche volte che nei primi film li avevano inseriti lo avevano fatto in maniera contestualizzata, non avevano basato un intero film intorno a quelle figure. Ad esempio, in Trovare nella gamba troviamo il Conte Dracula, troviamo lo sketch del biglietto sul tram. Ma perché? Perché nel primo caso era un sogno di Aldo, nel secondo era un film neorealista che parodiava soprattutto Ladri di biciclette, che loro stavano guardando al cinema, il famoso Garpelli. Quindi capite che è una cosa diversa. Nel Cosmo su Comò invece avevano realizzato degli sketch, degli episodi, in cui c'erano questi personaggi che secondo me non funzionavano in un film e avevano perso la loro spontaneità. La banda di Babbo Natale, secondo me, era già un passo in avanti. Anche Il ricco e il povero maggiordomo, il film precedente a questo, non mi era dispiaciuto, ma eravamo lontani dai canoni a cui ci avevano abituati. Perché? Perché non erano loro, non erano spontanei, erano dei personaggi, diventavano spontanei a un certo punto per poi ritornare a essere personaggi. Ora, qui interpretano principalmente i vecchietti, cosa che ci può stare, i vecchietti quando li fanno mi fanno ridere, ma ripeto, sempre gli sketch. Non so se un intero film con loro che interpretano loro da vecchi possa reggere. Poi soprattutto il problema più grande di questo trailer è senza ombra di dubbio Silvana Fallisi. Ora, io capisco che è la moglie di Aldo, capisco che la voglia far lavorare, però come ha suggerito qualcuno è un po' l'effetto Braschi con i film di Benigni. Cioè, Benigni è il marito della Braschi, la propinava in ogni film, la Braschi a me non piace per niente, la trovo abbastanza pessima a recitare. Silvana Fallisi non è una grande spalla comica, cioè mettere lei che parla un finto accento russo non è una cosa divertente. Avevano già provato a farlo in Unplugged, poi lo avevano fatto anche in Mutta Muddica. Penso che dopo due spettacoli non particolarmente esaltanti si potesse capire che Silvana Fallisi non era poi così funzionale come momento comico. Nulla a che vedere ad esempio con la Massironi. Quando c'era la Massironi, porca di quella puttana, si rideva tantissimo, perché lei non era solo una spalla, era proprio un valore aggiunto sia agli spettacoli che ai loro film. Diciamo che poi la Massironi ha smesso di lavorare con loro, è subentrata la Fallisi e sono cominciati un po' i problemi, anche perché loro hanno perso la loro spontaneità. Hanno iniziato con la comicità slapstick, quella è basata sui cazzotti, con i rumori, gli effetti sonori alla Bud Spencer e Terence Hill. Ecco, in questo trailer notiamo il ritorno incredibile dello slapstick, che c'era anche nei due film precedenti, ma meno. E ci sono scene come ad esempio quella in cui loro scappano con l'immagine velocizzata, con la morte che li insegue in stile commedia anni 10. Non lo so, quell'immagine non capisco il senso, è tutto troppo cartunesco e queste cose non funzionano in un loro film. Abbiamo già visto che non funzionano, già nel Cosmo su Comò abbiamo notato che non funzionavano. Ammetto che in un paio di scene mi sono anche divertito nel vedere il trailer, ad esempio quando c'è Aldo che dice ti ricordi, sono Aldo, c'è Giovanni che dice ma chi? Aldo dei fratelli Giuffre. Quello ha fatto ridere perché mi ricordava
il loro classico umorismo. Poi c'è anche una scena rapidissima che non so se avete notato, in cui si vede un tizio che viene colpito da una freccia e muore, che è il solito tizio che muore in tutti i loro film, quello che faceva il cameriere nella gamba, che chiedeva la mancia, gli sparavano, lo mettevano nell'armadio, no? È quello che muore sempre fondamentalmente, che è uno, se non sbaglio, degli autori di Striscia la Notizia ed è anche un co-sceneggiatore dei loro film. Comunque sia, io francamente sono rimasto un po' deluso dal trailer. Magari poi il film sarà interessante, perché essendo celebrativo di questi 20 anni hanno inserito, da quello che ho capito, molti dei loro personaggi storici, anche solo come comparsa. C'è proprio una scena in cui compare Johnny Glamour, e allora potrebbe starci, però non lo so. Altre scene mi sembrano assurde, tipo la Fallisi vestita da Jessica Rabbit, la scena con il lampadario che cade, la sopra citata scena con la morte che li insegue, non lo so, francamente non lo so. Poi è bello che la locandina citi La Grande Fuga, che ci siano altre situazioni che si possono individuare per tutto il trailer, però io diciamo che non considero queste premesse molto allettanti, mi sembra un po'... mi fa un po' paura, ecco, tra virgolette paura, nel senso cinematografico del termine. Non so davvero se tutto questo possa funzionare. Io ho sempre fiducia in loro, anche se ultimamente non sono più quelli che erano un tempo, perché poi non è che Aldo e Giacomo siano i comici più bravi di sempre. Io sto facendo un discorso basato anche sul mio gusto personale, perché comunque sono molto affezionato a loro tre. Sono ma non è neanche una questione di essere fan. È che proprio sono stati parte integrante della mia infanzia, della mia adolescenza, e anche il mio umorismo si è un po' modellato su loro, per forza di cose. Quando uno cresce con certe influenze, è logico che poi queste influenze si vedano nel suo senso di umorismo e quant'altro. Per cui spero vivamente che quello che si vede nel trailer non sia poi così tanto rappresentativo del film, nel senso che spero che non sembri una collezione di sketch incollati con lo sputo, ma che invece possa essere un film spiritoso. Non mi aspetto nulla che ci riporti ai grandi fasti, perché ormai ho capito che hanno cambiato modo di fare, hanno cambiato umorismo, probabilmente sono anche finite le idee, però di abbandonare la carriera non se ne parla, perché a fine mese ci devono arrivare tutti. Spero davvero che questo tipo di operazione funzioni e che non sia una vaccata, perché un altro Cosmo su Comò non lo potrei reggere, cioè mi rimarrei veramente troppo deluso. Quindi speriamo che non sia così e vedremo un po' invece come sarà il tutto. Se tornasse la Massironi, secondo me le cose potrebbero tranquillamente migliorare, ma chissà. Ripeto, la Fallisi rimane uno dei problemi più grandi di quest'ultimo periodo di attività del trio. Quindi questo è quello che pensavo, fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa avete preparato, sono cose, perché se quello che si chiama la solita area di discussione. Mi raccomando, io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo.